Salute! Saluta un corno! Io sono allergico alla carta! Ma professor Plastico, non sia così rigido! Sono bambini! Bambini? Vorrei vedere lei piena di carta! Io sono sempre piena di carta! Non faccia la spiritosa, lei! Sa bene che cosa voglio dire! Si calmi, dai! E spieghi a questi bambini come stanno le cose! E va bene! Allora, come vi chiamate, voi due? Io sono Silvia e lui è Giusto. Giusto! Vi chiedo scusa per poco fa, ma sono veramente stanco di queste storie. Vedete, ognuno di noi è stato creato per un compito preciso. E se facciamo bene quello, saremo sereni. Io sono stato creato per contenere la plastica, la signora cartiera per la carta e il signor mangiavetro per il vetro. E noi per che cosa siamo stati creati, noi? Voi per qualcosa di più grande, bambino mio. Voi siete stati creati per contenere l'amore. Anche se a volte pure a voi vi riempiono di altre cose. Voglio raccontarvi una storia vera, eh? Una storia che ebbe inizio in una notte di tanti anni fa. Piano, piano, altrimenti si svegliano. Sì, lo so, lo so. Va avanti, attento che ti bruci. Ai! Ma che mi spingi nel fuoco, mi spingi? Oh, scusami, ruvido. Va avanti, ti dico! Corri, corri! Siamo scappati da quell'orrido ufficio. Chissà cosa scriveranno su di noi. Io vorrei che scrivessero delle cose importanti su di me. Mio zio è diventato un dollaro. Gira il mondo. È sempre trattato bene. Ed io? Io stavo per diventare un inutile volantino con 24 ore di vita. No, no, no. Io voglio cambiare la vita di chi mi leggerà, caro Ruvido. E che vorresti diventare? Una pagina di Vangelo. E perché no? In fondo è il più bel libro che esista al mondo. Parla di amore, di pace. Di guerra. Eh? Sai quante guerre in nome di quel libro? Gli uomini fanno guerra nel nome del Dio della pace e chiamano amore tutto ciò che è sporco ed egoistico. Come sono strani. Fanno guerra e poi hanno bisogno di noi per firmare la pace. Mi piacerebbe... Cosa? Diventare un foglio di pace. Ma non siamo in guerra. No? E come la chiami quando una famiglia si spacca? Quando due fratelli non si guardano in faccia? Quando due amici si dividono? In fondo i motivi sono sempre gli stessi. Due bambini si fanno guerra per un piccolo giocattolo e due re per un giocattolo più grande. Orgoglio ed egoismo. I motivi sono sempre gli stessi. Hai proprio ragione, papiere mio. Hai ragione. Ma chi è? Omaggio! Salta, Ruvido, salta!